questo è il mio atelier dove si sviluppano tutti i miei pensieri, tutti i miei concetti artistici. Mi ricordo benissimo, come se fosse ieri, avevo circa 6 anni e mezzo e mio padre un giorno mi chiese: guarda, ti farò vedere una cosa che è molto importante e sarebbe la chiave di lettura della scultura, ma soprattutto dell'arte. Si presenta con 2 pollici che aveva uno fatto con impronta sua e l'altro l'aveva fatto e mi chiese quale di queste 2 sculturine mi piaceva di più. Io non so ancora ora, ho scelto quello che aveva fatto mio padre. E lui sorride e mi disse: bravo. E questa è la differenza, che un artista gli dà vita agli oggetti. Palazzo Reale, un sogno che io vedevo sempre da ragazzo e finalmente il sogno diventa realtà, dove un artista contemporaneo si fonde e si unisce con la storia. E poi attraverso le mie opere è una forma di preghiera che attraverso i riflessi e i concetti espressivi di queste forme geometriche si trasmetterà tutta la grazia che si trova dentro questo palazzo. La soddisfazione nel mondo creativo è infinito, nel senso, se uno è soddisfatto vuol dire che non ha più creatività. Perciò soddisfazione, secondo me, è ogni giorno, il momento in cui vedi un'opera finita e poi quella diventa una catena che continui a realizzare. Ho scelto l'acciaio perché mi ricordo benissimo il primo impatto che ho avuto con questo materiale straordinario. È stato un amore a prima vista, è qualcosa che ho trovato me stesso, ma soprattutto c'era Elidon dentro in questo materiale. È un materiale straordinario perché è molto rigido, ma è molto morbido allo stesso tempo. È quello che io ho sempre cercato, di farla trasformare proprio una scultura in qualcosa di naturale, di avere un dialogo infinito con la natura, ma che non diventa una parete, che non diventa un blocco, che non diventa una macchia. Ogni volta che la luce cambia, l'opera risulta e crea dei dialoghi diversi. Quello che io vedo anche attraverso il pubblico, che è un critico perfetto, vediamo un dialogo di continuo, perché riflette il pensiero, i sogni, ma soprattutto anche noi stessi che diventiamo l'opera stessa, attraverso il riflesso. Thank you.